collezione, come ogni anno, nasce sempre di più attorno al nostro cliente. Noi abbiamo la possibilità di incontrare e di conoscere il nostro consumatore e quindi riusciamo a analizzare le loro esigenze, e questo secondo me è uno dei punti di forza della nostra azienda. Oggi presentiamo l'abito nella sua forma tradizionale, un doppio petto con un fit rinnovato, con un cappotto con tessuti degli anni 70. I tessuti che noi usiamo oggi sono tessuti molto più leggeri di una volta, ma i disegni e le tipologie sono degli anni 70, pesi più leggeri, ma quell'aspetto, quel sapore che cerca il nostro cliente. Tutti i tessuti che noi usiamo sono al 100% esclusivi, sia come qualità sia come disegno, e quasi il 70% delle materie prime che noi usiamo vengono realizzate all'interno del nostro lanificio Carlo Barbera, lanificio che abbiamo acquistato circa 5 anni fa, che per noi è stato sicuramente un'acquisizione strategica e molto importante, vedendo l'evoluzione nel mondo. Per quanto riguarda invece il nuovo progetto che abbiamo presentato oggi, è il progetto che noi abbiamo denominato Culto. Nasce dalla cultura della sartoria e dell'innovazione. Abbiamo studiato un interno nuovo per un anno. Abbiamo agugliato, termine tecnico, il crine e il lino con delle fibre che dessero una termicità variabile. Il capo diventa più caldo se fuori fa più freddo e più fresco se fuori fa più caldo. Questo interno è brevettato da noi e questo secondo me dà quella termicità che il nostro cliente cerca. Presentiamo le scarpe come tutti i nostri prodotti. Produciamo le scarpe all'interno della nostra azienda a Napoli. Sono circa 25 paia di scarpe al giorno che sono realizzate sia nelle scarpe più classiche, sia nella sneakers, sia in una scarpa da montagna. Tutte fatte a mano, e possiamo dire con grande orgoglio che siamo gli unici al mondo che produciamo scarpe come le sneakers fatte completamente a mano. Il jeans è un capo che negli ultimi anni della nostra azienda sta rappresentando uno dei best seller. Tutto il denim nostro arriva dal Giappone, viene realizzato sui vecchi telai americani. Sono dei vecchissimi telai, producono il denim più bello del mondo. Sicuramente un jeans da gentiluomo.